Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Natale al Teatro Celebrazioni è come sempre con Vito. Vito, una ripresa di uno spettacolo che avete già fatto con Arte e Salute, la regina Anne Garella, testo da Scarpetta tradotto in bolognese al Dutaur di Mat. Al Dutaur di Mat, sì, uno spettacolo divertentissimo, qui io sono veramente molto 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 legato. Un periodo di teatro per me straordinario con i ragazzi di Arte e Salute, con Anne Garella e con un testo veramente davvero divertente. Questo qui è uno spettacolo che la gente ride dall'inizio alla fine e poi ride anche quando va a prendere la macchina parcheggiata, quindi venite perché è veramente uno spettacolo straordinariamente divertente con una compagnia straordinaria. Quindi in dialetto bolognese. In dialetto bolognese, che è una cosa difficile, sai, quando dice, ma io è la prima volta, è stata la mia prima commedia che ho fatto in dialetto, perché sai, per parlare il dialetto bisogna essere capaci, quindi abbiamo avuto dei professori di lingua, perché attenzione, qui si parla di lingua bolognese, severissimi, siamo riusciti però a tirarne fuori qualcosa di interessante. Ma davvero tu il bolognese hai bisogno di un professore che ti insegni? Eh sì, perché io tra l'altro vengo da San Giovanni, come tu mi insegni, i dialetti a pochi chilometri cambiano. Dal 21 al 23 dicembre ai Teatri di Vita c'è uno spettacolo intitolato Beast Without Beauty con Carlo Massari e la CNC Company. Benvenuto Carlo. Buongiorno, benvenuti, grazie. Allora, parliamo di questo spettacolo, parliamo di danza, uno spettacolo di danza. Raccontaci la genesi di questo spettacolo. Allora, precisamente uno spettacolo di teatro danza, ovvero si utilizza la danza per andare a raccontare un qualcosa. Beast Without Beauty, ovvero bestia senza bellezza, tenta di raccontare ironicamente la bestialità umana. È uno spettacolo che nasce nel 2017, dal 2017 ad oggi ha fatto un sacco di percorsi, ha vinto un sacco di premi, si è associato a un sacco di partner ed eccoci qua, siamo ad un'anteprima nazionale a Teatri di Vita. Io ho visto alcune immagini dello spettacolo e i performer, i protagonisti, tra cui anche tu, hanno questo, diciamo, questa iconografia che un po' ricorda, almeno a me ha ricordato, ma immagino sia voluto, un po' un dittatore. Esattamente, hai centrato esattamente il punto. Chiaramente andiamo a lavorare, o meglio, il lavoro parte proprio su un discorso di imposizione, di dittatura, di soprusi in qualche modo. Questi soprusi che sono formalmente sorrisi, grandi sorrisi, ma che dietro nascondono chiaramente invece una violenza e un tentativo di sopraffare l'altro. Quindi chiaramente si ricade nel discorso dittatura, un tema credo più che mai attuale. Assolutamente sì, i rischi sono dietro l'angolo purtroppo. Parliamo invece della tua CNC Company, raccontaci anche la genesi di questa formazione. Allora, la compagnia nasce nel 2011, è una compagnia che è stata fondata da me, da Chiara Taviani, in questo momento è portata avanti da me come compagnia, è una compagnia che ha sempre sostenuto l'idea di poter raccontare attraverso il linguaggio del corpo emozioni, sentimenti, pensieri, riflessioni, quindi stando estremamente in contatto con quelle che sono problematiche sociali, cerca di rappresentare e di rappresentarsi e di creare punti di domanda come il teatro dovrebbe sempre fare nelle persone. È una compagnia che è nata, siamo stati entrambi performer per la compagnia Balletto Civile e ad oggi invece è una compagnia che quindi si è staccata ed è diventata una compagnia completamente autonoma. Allora, l'appuntamento con questo spettacolo di cui abbiamo parlato, intitolato Beast Without Beauty, ai Teatri di Vita dal 21 al 23 dicembre con Carlo Massari, la CNC Company. Grazie per essere stato con noi, Carlo. Grazie a voi.